Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a fare la prova test del nuovo aggiornamento firmware di marzo dell'app Sanzino, perché questo aggiornamento sulla carta ragazzi ha portato veramente tanti miglioramenti a un drone che secondo me non è per niente male per il suo prezzo, che fa comunque ottimi video, ma che comunque aveva tanti difetti di gioventù che pian piano Apsan sta smussando, ma li sta smussando diciamo sulle lamentele dei consumatori, quindi sta usando i consumatori come tester. Questa non è una cosa che mi piace molto, non mi piace anche perché lo sta facendo Fimi con l'X8, quindi diciamo stanno prendendo questa piega di vendersi droni economici ma che sviluppano poi i consumatori, quindi questa sicuramente non è una cosa positiva. Comunque ormai la mentalità di questa tipologia di aziende è questa, e o non compriamo il drone o la prendiamo così com'è. Quindi adesso ragazzi proviamo questo firmware che va veramente a migliorare sulla carta quasi tutti i difetti di questo drone. Quindi adesso andiamo ad analizzare da vicino questo aggiornamento e testiamolo. Allora ragazzi, le modifiche firmware che ha portato Apsan sono veramente tante. Allora guardiamo le prime, quelle che possiamo guardare col drone fermo, e poi guardiamo quelle con diciamo che bisogna avere il drone in movimento. Allora, la prima che possiamo andare a guardare è entrando nel menu, selezionando il simbolo del gimbal. Vedete che adesso possiamo selezionare la velocità del movimento del gimbal, e questa ragazzi è una cosa importantissima, perché prima veramente il gimbal si muoveva in maniera troppo brusca per essere un drone per fare video. Adesso decidiamo noi diciamo la sensibilità del gimbal, e questo ragazzi veramente un passo in avanti importantissimo per un drone che deve fare video. Poi l'altra cosa importante che hanno fatto adesso, ancora entrando sempre nelle impostazioni, andando su radio comando, selezioniamo wifi channel setting. Ok, vedete che adesso abbiamo la possibilità di selezionare noi il canale wifi all'interno dei 5,8 GHz. Abbiamo da 36 a 165. Ragazzi, siamo noi adesso, se ovviamente lui in automatico ce ne dà uno, ma se volessimo cambiarlo e diciamo decidere di voler usare un'altra frequenza, possiamo farlo tranquillamente decidendo noi quale usare. Quindi un altro passo in avanti per questo drone anche da questo punto di vista. E adesso andiamo a vedere invece le modifiche che sono state fatte proprio nell'utilizzo di volo. La cosa più importante che in teoria è cambiata è la perdita di quattro, perché questo drone aveva il difetto molto accentuato che quando si facevano manovre diciamo brusche, si spostava verso destra o verso sinistra, poi si mollavano gli stick, per fermarsi lui di colpo plom, scendeva di un metro tranquillo, se non qualcosa di più in certe situazioni, ed è veramente una cosa molto molto fastidiosa. Adesso sembra sia stata risolta, o meglio hanno tentato di risolverla, adesso andremo a vedere se è così. Un altro difetto molto diciamo grosso che aveva era il return to home. Uno, perché non si poteva regolare l'altezza, invece adesso si può, anzi ve lo faccio vedere subito. Vedete che entrando sempre nelle impostazioni, vedete che c'è minimo altitudine, adesso è impostato in automatico su 20, posso andare a cancellare e mettere 30. Ok, adesso le mie impostazioni sono di 30, vedete? Quindi ragazzi, questa è un'altra cosa molto utile, perché prima non si poteva proprio regolare l'altezza del return to home, era fissa. E un'altra cosa che aveva di pericoloso, secondo me questo era veramente pericoloso, il fatto che nel return to home il drone era incontrollabile, cioè quando lui tornava non potevamo più decidere noi con gli stick se correggere o meno, se spostarlo di un po', cioè lui decideva di ritornare e atterrava dove voleva lui, e noi non potevamo più intervenire, quello era veramente molto pericoloso. E un'altra modifica che è stata fatta sempre nel return to home è il fatto che cliccando poi sul simbolo del return to home sul radiocomando, adesso viene interrotto il return to home. Cioè diciamo tutte cose che sembrano stupide, per il fatto che come si dice, sono cose che altri droni di un certo livello hanno già per conto suo, ma su droni di questa fascia di prezzo ovviamente implementarle probabilmente ci vuole tempo, e non è stato così semplice farlo subito, e soprattutto, ripeto, sono i consumatori che danno consigli a Apsan sui difetti di questo drone. Quindi adesso ragazzi facciamo il calibrazione della bussola, perché dopo un aggiornamento così importante del firmware è importante fare la calibrazione della bussola di nuovo. Quindi adesso calibriamo la bussola, decolliamo e proviamo
innanzitutto l'abbassamento di quota se è migliorato, o meglio se è stato totalmente eliminato o se almeno è migliorato, e proviamo se nel return to home possiamo controllare il drone, e proviamo a scollegare il telefono e vediamo se il drone è ancora controllabile anche senza telefono, perché questa è un'altra cosa che ha diciamo implementato Apsan, la possibilità che anche se si perde il segnale dallo smartphone, il drone adesso è ancora controllabile dal radiocomando. Quindi adesso facciamo tutte queste prove e poi tiriamo le conclusioni su questo aggiornamento firmware dell'app Sanzino di marzo. Quindi adesso andiamo a accendere i motori. Ok, decolliamo. Ok ragazzi, l'overing è più o meno come sempre stato, direi buono per un drone che ha solo il GPS. Al massimo si muove in un raggio di 20 cm, 30, comunque niente di che per un drone, ripeto, che ha solo il GPS. Adesso proviamo la perdita di quota e vediamo se veramente è stata migliorata. Proviamo a spostarci rapidamente. Ragazzi, veramente è migliorata, guardate. Praticamente c'è una perdita di quota di quasi niente, quasi come un drone che ha diciamo i sensori sotto, quindi non solo il GPS. Rifacciamo, partiamo veloci, fermiamoci. Ragazzi, adesso la perdita di quota è veramente minima, non è proprio zero, però assolutamente niente di fastidioso rispetto a prima. Partiamo ancora, proviamo. Cioè, ragazzi, adesso veramente sembra quasi un drone di un certo livello. Quindi questa cosa Apsan l'ha risolta ed era veramente una delle cose più fastidiose che aveva questo drone. Adesso proviamo un altro dei miglioramenti che sono stati fatti, cioè la cosa che se lo smartphone si dovesse sconnettere, il drone continua a funzionare. Vado a scollegare lo smartphone. Ok, lo smartphone adesso è scollegato, quindi vediamo se il drone è ancora pilotato. Sì, vedete ragazzi, io ho lo smartphone scollegato, ma il drone, adesso mi abbasso un po' così magari lo vedete meglio, vedete che è tranquillamente pilotabile dal radiocomando senza nessun problema. Quindi un'altra cosa che Apsan ha risolto, perché era veramente pericoloso il fatto che se perdevamo la connessione dallo smartphone il drone non era più pilotabile. Adesso invece lo è, quindi vado a riattaccare lo smartphone al radiocomando. Ok, autorizziamo. Ok, quindi adesso riabbiamo il nostro smartphone connesso al radiocomando. Facciamo l'ultima prova, che è quella del return to home, o meglio la prova in cui nel return to home adesso possiamo ancora andare a pilotare il drone, una cosa che invece prima non succedeva ed era veramente pericolosa, perché lui praticamente atterrava dove decideva di atterrare. Comunque guardate l'overing com'è preciso, adesso non so se da questa distanza lo vedete, ma veramente l'overing quando poi sta a un'altezza di tipo 3-4 metri è veramente immobile. Quindi adesso ci allontaniamo un po' e facciamo un return to home e proviamo la funzione del poter correggere o meno il drone. Quindi vedete che mi sto allontanando, mi alzo un po', ok. Arriva uno stormo di uccelli che mi è passato vicinissimo. Adesso facciamo il return to home cliccando sul pulsante. Ma li vedete gli uccelli che mi stanno girando intorno? Va bene? Ok. Quindi adesso facciamo il return to home. Vado a cliccare qua sul radiocomando. Return to home. Avevo impostato 30 metri. Infatti vedete che il drone sale, perché ovviamente adesso era una quota circa di 15-20 metri mi sembra. Adesso lui continua a salire, vediamo che arriva a 30 metri, è arrivato a 30 metri e sta ritornando. Ok, lo vedete, adesso dovrebbe iniziare a scendere.
Adesso provo ad andare a muovere gli stick e vedere se il drone subisce qualche movimento. Vedete che posso scegliere se farlo girare, non farlo girare, e lui adesso sta atterrando. Quindi ragazzi, anche questa funzione da parte di Apsan veramente funziona bene, ed era una cosa pericolosa perché comunque tutti gli altri droni ovviamente lo fanno, ma lui non lo faceva. Adesso invece anche lui fa questa cosa, che è veramente utile, perché tante volte nel return to home si può andare a correggere comunque quello che sta facendo il drone, ma dobbiamo avere anche la possibilità di intervenire nel return to home. Avete visto che è pure atterrato praticamente dove è decollato, io l'ho solo fatto girare su se stesso e intervenivo, ma potevo andare avanti indietro tranquillamente. Un'altra cosa che però adesso non ho provato, adesso magari lo faccio ridecollare e proviamo, è interrompere il return to home dal tasto che troviamo sul radiocomando, cioè il tasto che ci fa attivare il return to home. Adesso proviamo a interrompere il return to home cliccando sul tasto. Quindi adesso avviamo i motori e ridecolliamo. Ci allontaniamo. Comunque ragazzi, avere il drone che non perde più di quota, veramente è diventato pilotare questo Apsan veramente piacevole. Adesso facciamo il return to home come vi ho detto prima, e poi proviamo ad interromperlo con il tasto del return to home, quello che lo attiva. Vediamo se lo disattiva. Quindi vado a cliccare il return to home. Ok, vedete che inizia a salire. E quando sta per tornare lo proviamo ad interrompere. Ok, sta tornando, vado a provare a interromperlo. Ok, interrotto. Cliccando due volte sul tasto del return to home si interrompe il return to home, e anche questa è una cosa molto molto piacevole. È una cosa che prima era abbastanza inquietante non poterlo interrompere. Quindi adesso lo faccio atterrare e tiriamo le conclusioni su questo nuovo firmware e cosa manca ancora a questo drone per essere un drone completo nei suoi 300-350 euro. Ok ragazzi, l'Apsan Zino adesso è riatterrato. Cosa dire? Tanta roba ragazzi, con questo aggiornamento, questo drone adesso veramente tanta roba. La perdita di quota è quasi zero, c'è, ma è proprio minima, che non dà per niente fastidio, anzi non ci si accorge quasi neanche, rispetto a prima che proprio plof, sprofondava quasi di un metro o forse più. L'overing è rimasto ottimo come prima, nel senso che per avere solo il GPS ha comunque un overing più che decente, al massimo si sposta nel raggio di un 20 cm, ma niente di più, cioè proprio non dà per niente fastidio, anzi va benissimo. Il return to home funziona bene. Adesso possiamo correggere, diciamo, sia l'atterraggio lo possiamo andare a correggere con gli stick, che andare tranquillamente a interromperlo cliccando due volte sul tasto del return to home del radiocomando. Quindi anche questo è migliorato. Il gimbal adesso possiamo andare a regolare la sensibilità, quindi adesso si possono fare video di un certo livello, nel senso che già la qualità della fotocamera era buona, però il gimbal andava un po' a limitare quello che era la precisione del movimento del gimbal. Appunto, adesso si può andare a correggere, possiamo andare a correggere la frequenza del segnale della radio, possiamo cioè modificarla e metterne una in manuale se non vogliamo quella che ci dà lui in automatico, e la possibilità di andare a pilotare il drone anche se lo smartphone si sconnette. Avete visto che ho staccato il cavetto, ma con il radiocomando ho continuato a pilotare l'Apsan Zino. È migliorato anche la qualità della fotocamera con questo aggiornamento, ma qua non l'ho fatto perché tanto non aveva molto senso. Adesso farò un cinematic video dove la provo con questo nuovo aggiornamento, perché c'è stato anche un ulteriore miglioramento della qualità video della fotocamera. Quindi andremo a vedere se veramente c'è stato o no, quindi farò un cinematic video appunto per testare solo quello. L'unica cosa che è rimasta dove Apsan deve intervenire, che secondo me un po' è migliorata rispetto a prima, almeno così è la mia impressione, sono la possibilità di regolare la sensibilità degli stick, quindi diciamo tutto quello che riguarda il pilotaggio del drone, cioè che uno ce lo può impostare
come ci ha voglia, per le sue esigenze, per le sue capacità e per la sua sensibilità. Adesso invece è ancora un po' sensibile, soprattutto per fare riprese video così, vengono bene, però il drone è un po' troppo brusco, anche se secondo me un pochino è migliorato, mi ha dato l'impressione, forse visto che adesso mantiene meglio la quota e non scende più, non lo so, adesso mi sembra un po' meglio, eh. Secondo me devono implementare proprio nell'applicazione tutte le regolazioni di pilotaggio, di modo da avere la possibilità di proprio farselo calzare a pennello, quindi se uno lo vuole brusco lo fa brusco, dolce lo fa dolce, proprio se lo fa come vuole, se uno lo vuole far salire veloce lo fa salire veloce, se uno invece vuole che quando dà su tutto lo stick il drone salga, cioè l'unica cosa secondo me che adesso manca a questo Upsanzino, che ragazzi, tolta la parte degli aggiornamenti sia del drone, del radiocomando, poi proprio ancora folle, ma anche del drone abbastanza folle la modalità degli aggiornamenti, non solo qua del radiocomando, tolto tutto questo, ragazzi, questo Upsanzino, tanta tanta roba. Nel suo prezzo secondo me fa video eccezionali, e ripeto, adesso lo vedremo con un cinematic video, con questo anche miglioramento ancora della fotocamera. Il drone adesso ha tolto tutti quei difetti che andavano un po' a togliere la sicurezza che dava questo drone, perché diventava un drone un po' insicuro per via delle quei difetti che aveva, che adesso non ha più. Quindi ragazzi, se questo video con questo nuovo aggiornamento del firmware vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se vi va, se non l'avete ancora fatto fatelo, e iscrivetevi ovviamente ragazzi a questo canale YouTube. Ciao.